avete capito bene, signori, oggi scopriremo tutti i segreti di Gatsby Bangbang 6. E lo sapete un segreto di questi? Bene, che è uscito il mio nuovo libro. Cioè, non l'ho ancora preso e c'è un segreto. Ci sono i miei primi sticker esclusivi, non li ho mai fatti, quindi sono i miei primi. Dovete prenderlo assolutamente. Vi lascio il link sotto in descrizione, ma lo potete trovare anche in libreria. Cosa aspetti? Ragazzi, bentornati su Giardino delle Banane 4! Perché ci sono un sacco di segreti, tra cui la porta verde. Non abbiamo mai aperto questa porta ed oggi lo faremo. E soprattutto scopriremo... Ma che fine ha fatto Cartellon Banana 5? Insomma, se volete scoprire tutti i segreti del Giardino delle Banane, guardate il video fino alla fine e lascia un like per sbucciare una banana. Se non lo fai, la banana sbuccerà a te. Allora ragazzi, prima di iniziare col gioco ed aprire la porta segreta, iniziamo dalla pagina di Steam, ovvero dalla pagina di Vapore. No, cioè Steam significa veramente Vapore. Iniziamo dalla pagina di Vapore di Giardino delle Banane 6. Allora, quello che noi abbiamo scoperto è che la nostra Queen Valenciaga non ha fatto una bella fine. Cioè, guardatela, è schioppata malissimo. Ma c'è qualcosa che si muove dentro di lei e io forse so cos'è. Ma come, Lorenzo? Come fai a scoprire cos'è? Sì, perché dentro il Garten of Bambam 4 ci sono dei segreti nelle pagine che spiegano cosa c'è dentro i Garten of Bambam. Quindi non solo cosa c'è dentro Queen Balenciaga, la vita che mi brada, no, sbagliato, ma anche cosa c'è dentro gli altri. Ma guardiamo attentamente tutto quello che possiamo vedere. Allora, abbiamo questa bellissima immagine di quello che è il prossimo capitolo, Garten of Bambam, no, 5, il 6. Abbiamo Tamataki Chamataki, abbiamo Zolfius, che tra l'altro è molto allegro e felice. Abbiamo Jingle Bingle Bingle Bat. io lo chiamo come mi pare. E poi, guardate qui, chi c'è? Noi tutti volevamo Dottor Fluffy Pants come dottore, invece no! Ci siamo beccati un alieno a quattro braccia dottore! I am a surgeon! Va bene! E quindi avviciniamo ed ecco qua. Ma all'interno di Garten of Bambam 4 c'è una stanza segreta che riguarda lui, il chirurgo. Ci sarà lui dentro? Io spero di no, perché non voglio che mi chirurgia la faccia. Ma mo lo scopriremo. Anzi, andiamo alla pagina di Garten of Bambam 5. Tutti dicevano, ma dov'è finito il 5? Eccolo il 5. Garten of Bambam 5 è un prequel. Per chi non ne conosce un H di inglese, ve lo dico io cos'è un prequel. È il predecessore di Garten of Bambam 1. Guardiamo attentamente, questo è il giardino di Bambam. Ah, che bello, un posto per tutti i bambini felici. Per tutti i bambini felici! No, non ci voglio più andare a questo asilo nido. Non è un asilo nido. Chi è sto schifo? Allora, alcuni dicono che è Zolfius prima che diventasse così. Invece no. Secondo me è proprio un'altra cosa. Ma guardate, questo è Giardino delle Banane 1, ma con un filtro tutto strano. Secondo alcune teorie dovremmo impersonificare il figlio di quello là che è entrato qua dentro, anche se lui c'ha lo stesso nostro trade del comando. E se invece fosse quel tipo che ci ha lasciato il telecomando con l'antenna rotta e il drino? Secondo me è lui. Però se fosse il figlio, appunto, sarebbe molto più bello. Ma guardate la faccia inquietante di questo mostro. Chi dovrebbe rappresentare? Chi dovrebbe essere? Zolfius? Aspettate un attimo che mi Zolfius il naso. No, vabbè. Non lo so, io sono solo deluso di una cosa. Non ci stanno le banane! Datemi le banane! Devo andare per forza alla furtivendolo per delle banane! Ma ora scopriremo molto di più, perché entreremo all'interno del Giardino delle Banane 4 e vedremo la stanza segreta e tutte le cassette, che sono molto interessanti. E spero che non ci sia il surgo. Io
sono un surgo. Ciao Pina, che bella che sei Pina. Che poi tanto divento un mostro enorme. Allora, prima di continuare di prendere Pina, che c'è Tamataki e Ciamataki, io voglio vederli, quindi accendiamo un attimo le luci e voliamo. Eccolo. Cioè, guardate, è fantastico! Tutto il mondo del giardino delle banane nelle mie mani! Intanto ci abbiamo Ciamataki Tamataki che ci guarda malissimo. Ok, forse non malissimo, storto! Però dobbiamo andare avanti, perché dobbiamo prendere le cassette segrete e aprire la porta segreta. Quindi Pina, vieni con me! 3, 2, 1, scappa! Scappa, scappa, Pina, scappa! Lo so! Ah! Meno male che le tartarughe sono lente! E io sono un uccellaccio! Siamo arrivati, dai, 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 dai! Oh! Ok, primo segreto! Noi sappiamo che qua ci cattura lo sceriffo Tostapane! Ma guardate attentamente come ci intrappola! Con un nuovo telecomando! Ok, questo telecomando è fake, ma adesso vediamo. Guardate, questo è il mio telecomando e questo è quello altro enorme e grosso. Ma in tutto questo dov'è lo sceriffo? Cioè, ci deve essere da qualche parte. Illumina un po'. Non vedo nessuno sceriffo. Vediamo più in fondo. Non c'è lo sceriffo. Quindi così vengo rapito dagli spiriti. Ottimo. Va bene, allora continuiamo. Vai, veniamo rapiti. Ecco, io non volevo essere rapito e invece rapitissimo. Ma scusa un attimo, ma se io volassi mentre vengo rapito? Guardate, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è. Vengo rapito dal niente. Basta gli scherzi, basta scherzi. Iniziamo con i veri segreti. Ok, mentre lui va, vediamo i primi fogli segreti. Intanto qua ci dovrebbe essere un cappellino da chef. Ho 40.000 mani di Jumbo Josh. Non vi chiedete il perché. Intanto prendiamo questo cappellino da chef, che è sempre un segreto. Qua. Ok, il caso dello sceriffo. Allora. Questo foglio già l'avevo letto, ma quello che mi interessa è il QR code. Mi raccomando, scrivetevi voi sotto nei commenti, prendendo tutte le cose che spuntano nel QR code, cosa potrebbe essere. Intanto, primo QR code, 4F. Questo testo dice 4F. Cosa potrebbe essere 4F? Guarda, non lo so sinceramente, però io so solo una cosa. Sono Jumbo Josh Yosh. Continuiamo, andiamo avanti, che dobbiamo prendere la prima cassetta segreta, che si trova nella stanza dove il nostro carissimo sceriffo da un pugno a Jester. Anzi, ce n'è un altro foglio qua. Ok, questo ce lo prendiamo. Allora, questo documento è importante, parla della regina, che è il caso numero 14. Come da richiesta della direzione, nel tentativo di documentare la reazione del caso 14, è stato informato che si trasferirà ai livelli inferiori, cioè qui. Con lo stesso contegno calmo e ragionevole che il caso 14 ha da quando la soluzione GV modificata è stata applicata al suo sistema. Quindi per questo la regina è buona, perché gli hanno attivato il serio Giovanni, ma migliorato, fatto meglio rispetto agli altri. Successivamente ha proceduto a chiedere se nel nuovo posto avrebbe potuto utilizzare la sua borsa, il suo marsupio. Quel marsupio che vediamo che non dobbiamo farla ridere, perché se ride è successo quello che è successo alla fine del capitolo 4. Ma è importante sapere questa cosa del marsupio, perché poi c'è un foglio che andremo più avanti, che non ha solo lei questo marsupio, ma lo hanno tutti i casi. Quindi tutti i membri della Ban Ban Gang hanno questa specie di marsupio. Continuiamo. Ok, siamo arrivati. Ecco la porta verde, quella porta segreta. Qua dentro ci sarà qualcosa di epocale. Infatti guardate che c'è scritto già Ban Ban, ma noi per ora non c'entriamo, vero Pina? Non mi guardare così, perché dobbiamo intanto prendere le cassette, che sono tre. Intanto qua ci abbiamo un altro QR code, ve lo faccio vedere, segnatevi tutte quelle cose che vi sto dicendo. Quindi il primo era 4F, il secondo è 5A.
Ora, 4F5A potrebbero essere 5 il numero del piano, A, F e quant'altro la stanza. In questo caso 4F dovrebbe trovarsi su questo piano, perché i capitoli vanno a piano. E poi, se notate, alla fine di Gartenon Bambam 4 scenderemo di 2 piani. Per questo andiamo già al capitolo 6, perché quello è il seguito, non il 5. E poi, ragazzi, stavo pensando che noi le avevamo già viste le cassette. Allora, io ne avevo viste due. Noi avevamo visto questa, ovvero la prima, dove dentro c'era Stinger Flynn. Guardatelo qui in basso, Stinger Flynn. Poi abbiamo visto la cassetta dove c'era Bambalalina, che distruggeva la torta. Ed è questa. Non si vede perché c'è tutta la luce, però dovrebbe essere qua. E sbatte a terra la torta, come se ce l'avesse contro Banban. E poi l'ultima, quest'ultima noi ce la siamo saltata, ed è forse la più importante. Ecco la terza cassetta. Come vedete, ci abbiamo lo sceriffo e il jester che sono inchinati di fronte a Queen Balenciaga. Quindi ancora prima di arrivare noi. Interessante. Quindi, beh, questo è importante. Ma secondo me il fatto più importante di tutti è un foglio. Un foglio in particolare che si trova più avanti, ed è questo. Allora, intanto il QR code dice VP e il foglio dice questo. Ascoltatemi attentamente. Il caso 14 è stato trasferito nella sua nuova città, insomma, questa mattina. Era molto soddisfatta, ma anche molto nervosa. E hanno condotto delle ricerche sul suo marsupio, sulla sua sacca. Ma ascoltate quello che dice adesso. È come se tutti i corpi cresciuti col givanium hanno tanta difficoltà a lasciare il marsupio che hanno dentro. E specialmente per il caso 14 sceglie di, appunto, non far uscire nulla dal suo marsupio, a parte per i riflessi, tipo quando rideva poi rilascia il suo marsupio. Solo quando ha un riflesso appare che lei perde il controllo sul suo marsupio e l'abilità nel tenerlo chiuso. La ragione per cui ogni caso non è abile a lasciare il proprio marsupio si teorizza sia il risultato di una sorta di attrazione tra le particelle del siero GV, ovvero del siero Giovanni, quando appunto queste particelle sono molto vicine tra loro. Con questo foglio ci stanno dicendo che ogni caso, non solo il caso numero 14, ogni caso ha al suo interno un corpo cresciuto col givanium. Ha qualcosa dentro, un qualcuno. Ora direi che è il momento di entrare nella stanza segreta. Allora, per entrare nella stanza segreta c'è una chiave verde da prendere dopo la lotta con Banban. Solo che purtroppo non ho tempo di farlo. Scusatemi, non ho tempo di farlo, lo farò sicuramente. Entriamo dentro questo luogo segreto. Ok, questa è la porta verde. Ed eccolo qua. Questa è la stanza del Siringion, ovvero del surgo del IMM Sargeon. Allora, caso 27, tipo 6. Quindi questo dovrebbe essere il caso 27. Come vedete, tutti i sieri Giovanni in un unico siero. Quindi, possibilità di intrappolamento. Quindi qualcosa, qualcuno è intrappolato all'interno di questi mostri. Ma è molto strano, quindi praticamente loro col siero hanno prima preso queste cose di pongo, le hanno fatte crescere e poi ci hanno messo qualcuno dentro? Possibilità di sopravvivenza del custode in caso di fuga non riportato. Custode. Quindi il custode del corpo. C'è qualcuno dentro il corpo che funge da custode. Ma c'è un'altra cosa che può scappare. Va bene, io direi che questo video dei segreti di Gartenon Bambam 6 lo posso anche concludere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto per nulla. Iscrivetevi al canale se non l'ho ancora fatto. Lascio un sacco di pollice in su. Qua il vostro Loris, se è tutto. E noi ci vediamo nel prossimo video. E ciao.